Cari amiche e cari amici di Padre Pio TV, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con l'agenda del santuario che ci aiuta a a scoprire gli appuntamenti in calendario tante volte anche a rivivere quello che è già successo questa settimana siamo particolarmente proiettati in avanti perché stiamo vivendo in questi giorni il triduo in preparazione alla festa di santa chiara che cade domenica 11 agosto eh, sono veramente felice di avere qui con me in studio Padre Rinaldo Totaro, guardiano del convento, con il quale appunto andremo a scoprire insieme il programma eh, in onore a Santa Chiara e magari ecco, il padre ci farà anche un pensiero su questa importantissima figura per, per tutti quanti noi. Buongiorno padre, ben trovato. Pace bene, pace bene a te e pace bene a tutti i nostri cari amici che ci seguono. Allora padre abbiamo un bellissimo programma che ci accompagnerà alla festa di Santa Chiara che è iniziato con un triduo 7, 8 e 9, poi spieghiamo perché il triduo si ferma al 9 perché il 10 sarà un'altra giornata molto particolare e ci aiuta a uh, spiegare il programma la grafica che la regia di Vito Ciavarella e Luigi Martino stanno proponendo a tutto schermo ai nostri telespettatori. Dunque, eh, come possiamo vedere, ogni giorno dal 7 al 9 agosto eh, c'è un'adorazione eucaristica alle ore 18 presso il Monastero della Resurrezione, a poche, poche centinaia di metri dal nostro convento, a cui fanno seguito le riflessioni. Quella di ieri affidata a Fra Claudio Ricci, oggi ci sarà Fra Antonio. Gabrielli, domani fra Stefano Ricciardi. Poi sabato, come dicevamo, il, la commemorazione del beato transito di Santa Chiara dal Sagrato della Chiesa di San Pio ed essendo sabato tra l'altro ecco con la bellissima coincidenza della fiaccolata. Che cosa allora ci può Fiaccolata tra l'altro che come leggiamo nella, nella stessa grafica presiederai tu stesso. Allora, che cosa ci puoi raccontare oltre che del programma, anche di, di questa bellissima figura che, è, come dicevamo qualche istante fa, in, accanto a quella di San Francesco, per tutti noi è molto importante? Sì, eh, beh, io penso che tutti coloro che hanno la spiritualità francescana no? e quelli che conoscono San Francesco naturalmente si collegano anche alla figura di Santa Chiara. Ecco, eh, Santa Chiara sappiamo che è vissuta in Assisi eh, la giovinezza, ha seguito San Francesco, Santa Maria degli Anceli ha iniziato questo nuovo percorso di consacrazione al Signore e poi la sua vita l'ha passata a San Damiano dove eh, è morta appunto. Il 10 di agosto, e quindi si ricorda questo momento della sua beata morte. No? E, però, prima di parlare di Santa Chiara, mi permetti che voglio ricordare ai nostri amici che ringrazio perché ci seguono con affetto, con amore no? e pregano anche per noi, quello è molto bello, e noi pure preghiamo per loro, che eh, diciamo da alcuni mesi. In, nel nostro monastero della risurrezione, che è un monastero che è stato costruito negli anni 80, eh, si sono succedute tante clarisse. Ecco, negli ultimi mesi è abitato da un gruppo di clarisse messicane no? che stanno eh, perfezionando la loro lingua italiana e eh, che sono veramente tanto. Tanto delicate, tanto, tanto dedite al Signore, no? cantano tanto bene, soprattutto ecco, vivono anche eh, in quello che eh, diciamo che eh, ieri è stato, è stato proposto come riflessione chiara, eh, donna povera. Eh, vivono veramente una semplicità, una povertà. Ecco allora eh, perché? Perché Chiara ha desiderato con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima, di avere questa prerogativa, no? Il privilegio, lei dice, della povertà, cioè di non possedere nulla, di non possedere nulla. E anche quando il Papa insomma, gli faceva delle obiezioni, diceva ma come farete a vivere? Lei ha insistito fino a quando ha ricevuto dal Papa l'autorizzazione di vivere questa povertà estrema, diciamo proprio. No? Ma accanto a questo io vorrei ricordare che eh, nella povertà eh, non è soltanto la mancanza di soldi, no? di, di, di denaro oppure di beni, di ricchezze, ma è soprattutto la libertà del cuore. E quindi, essendo il cuore libero... C'è questo amore grande per il Signore, il cuore si riempie dell'amore di Dio e poi anche dell'amore verso gli altri, verso i fratelli. E lei, insomma, nei suoi scritti, anche in tutti i suoi gesti aveva proprio questa delicatezza, questa attenzione verso le sorelle con cui viveva, perché era un monastero di clausura, quindi avevano i rapporti tra di loro, no? che, che si incontravano, che pregavano insieme, che vivevano insieme, ma che lei era veramente una mamma, una mamma che custodiva le sue figlie spirituali e le faceva crescere nell'amore di Dio. Eh. Grazie padre, questa riflessione è molto importante eh. soprattutto nel tempo e nella società in cui viviamo oggi che spesso è una società del superfluo, abbiamo troppo di tutto e tante volte non ci basta mai, bisognerebbe fare l'esperienza della santa povertà perché a volte ci ecco, renderemmo conto di come le cose davvero importanti sono poche e probabilmente non sono beni materiali. Certo, certo ma soprattutto il distacco da queste cose perché diciamo che ci sono tante persone per esempio nella famiglia necessariamente uno si deve preoccupare dei beni che sono necessari alla famiglia ma soprattutto questo distacco del cuore del cuore no? e lei, lei ecco, mi fa piacere che all'inizio sopra sopra no? fra Pasquale che ha fatto questo Uh, questo Grafica. programma no? que ecco, ha, ha messo questa uh, espressione di Santa Chiara verso Sant'Agnese di, di Praga che dice colloca i tuoi occhi davanti allo specchio dell'eternità ma non è lo specchio specchio è Gesù quindi lei voleva che tutti ci riflettessimo in Gesù. E Gesù giustamente, no? San Paolo ci ricorda che lui ha scelto la povertà, ma non una povertà così mancanza di beni, ma lui ha rinunziato alla grandezza che aveva nella Trinità per prendere la nostra umanità, quindi questo abbassamento. No? E quindi diciamo che la libertà del cuore fa proprio bene, perché anche nell'ambiente, eh, diciamo, familiare. E se uno non è attaccato così morbosamente ai beni, è, ha molto, molto più facilità di amare, di accogliere, di, di capire anche le esigenze degli altri e di donarsi. E io sono, come credo, un po' tutti i nostri telespettatori, eh, siamo totalmente d'accordo. Con te ed è con questo spirito che vogliamo vivere questo triduo e questa festa in onore di Santa Chiara. Prima di salutarci, padre, però, volevo chiedere alla regia di condividere con i nostri telespettatori eh, lo schema degli orari delle sante messe nel periodo estivo eh, per dare uno sguardo alle tante celebrazioni che quotidianamente nel nostro santuario eh, vengono appunto partecipate con i tanti pellegrini che giungono da tutta Italia e da tutto il mondo, abbiamo una grafica che tra l'altro ci restituisce anche quelle che vengono trasmesse in diretta su Padre Pio TV, appena la vedo sul maxi schermo la possiamo velocemente leggere insieme. Qualche attimo, qualche attimo di incertezza va bene, allora andrei direttamente all'altra grafica che abbiamo preparato per un altro lieto annuncio che commentiamo, che commentiamo con te, quello relativo alla celebrazione del cinquantesimo anniversario di sacerdozio di due tuoi confratelli per l'esattezza fra Francesco Savino e fra Leone di Maggio che proprio sabato 10 agosto alle ore 11.30 nella Chiesa Santa Maria delle Grazie. Che sarà trasmessa in diretta, celebreranno questo bellissimo anniversario. Ecco, noi già da adesso indirizziamo a loro un caro messaggio di augurio e a te magari chiediamo un pensiero veloce su questi due tuoi Beh, contratti. questi due hanno la grazia, hanno avuto la grazia, no? ma tutti quanti abbiamo questa grazia di nascere in un posto bello, San Giovanni Rotondo. No? Quindi anche avuto la possibilità di incontrare Padre Pio nella loro infanzia, e poi sono stati a servizio. Veramente della, della parola di Dio, anche eh, rimanendo qui in questo luogo. No? Padre Francesco è stato un po' di anni al santuario, Padre Leone è stato parroco a, alla parrocchia di San Francesco e quindi diciamo che. Sono cresciuti nello spirito di, di Padre Pio e hanno reso il loro servizio anche nella comunità di, di San Giovanni Rotondo, nella fraternità di San Giovanni Rotondo. E questa la foto che c'è in grafica evidentemente testimonia uno sì. di. Questi, questi ecco loro sono vestiti cosiddetti, si usava prima da fratini, vedete, sotto le, le cotte ci sono quel, quelle uscite di cingolo. No? Sì, si mettevano sì. dei, dei sai piccoli, dei piccoli sai e sopra si mettevano le cotte, quelle cose bianche, quelle vesti bianche che si chiamano cotta perché il sacerdote oppure gli inservienti usano uh, indossare. Anche Padre Pio metteva uh, la, la cotta quando per esempio faceva la visita a Gesù Sacramentale. Invece lui è vestito da sacerdote, quindi c'è il camice sotto e la pianeta che si usava allora, no? di, di, sì, sì. Eh, la, la veste diciamo, liturgica del sacerdote. E loro servivano la messa a Padre Pio e queste sono cose molto, molto belle. No? E, e vogliamo ricordare anche un altro loro um, diciamo, compagno di strada. Sta scritto Fra Giovanni Savino, che è quello, il primo lì, sì, e che è morto molto, molto giovane. No? Come con loro sono stati anche. Ecco, eh, sono stati consacrati sacerdoti, anche altri, tra cui Giuseppe Pio Martin Bill, che è stato lui, colui che ha sostenuto Padre Pio nell'ultima messa, quando aveva perso un po', eh, era svenuto, quasi svenuto, no? quindi eh, diciamo che... Sono stati de dei frati molto in gamba e ringraziamo il Signore per questi doni e sì. vogliamo pregare anche che poi continuino altri ad essere fraticelli e frati grandi, eh, <ride> cresciuti negli anni. Padre Rocco dice ric ricchi di anni, non... Non anziani, ricchi, di, ricchi anni. di anni. Padre, noi ti ringraziamo per essere stato con noi oggi, hai dato veramente eh, luce e valore a questo piccolo programma che è l'Agenda del Santuario. Per cui ti ringraziamo per tutto quello che fai e ti auguriamo buona festa di insieme. Anche, anche a voi vi ringrazio e saluto caramente. Tutti i nostri amici telespettatori, soprattutto quelli che sono proprio fermi fermi Che non riescono. <ride> I fedelissimi! <ride> I fedelissimi. Ecco bene. pace e bene a tutti e buona giornata! Grazie, noi ritorniamo subito dopo la pubblicità. Restate con noi. Bene, ritorniamo insieme. E di oggi. Eh, mi posso avvantaggiare di un altro ospite e sono anche in questo caso estremamente felice di avere con me, negli studi di Padre Pio TV, Ludovico Delle Vergini del Coordinamento Provinciale di Libera. Buongiorno Ludovico, ben trovato. Eh, buongiorno a te, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie ancora dell'invito. Perché Ludovico delle Vergini è con noi a rappresentare questa importante realtà nazionale che si impegna quotidianamente contro le mafie? Perché a San Giovanni Rotondo, proprio nella giornata di oggi, come presto vedremo anche dalla grafica, eccola qui alla mia sinistra, come vi dicevo proprio oggi alle 18:30 nell'auditorium della parrocchia Trasfigurazione del Signore, dopo la celebrazione della Santa Vessa, sarà con noi Don Luigi Ciotti. Siamo anche in questo caso davvero. Felici e onorati di questa presenza così importante. Il tema lo leggiamo nella grafica eh, liberamente insieme per un percorso di consapevolezza ed impegno. Don Luigi Ciotti. Che eh, come ormai fa abitualmente da eh, sei anni a questa parte, domani eh, mh, celebrerà il ricordo delle vittime eh, della strage di San. Marco Illamis avvenuta proprio il 9 agosto di sette anni fa, correva l'anno 2017. Ludovico, quindi tanti argomenti importanti, da dove vogliamo partire? Partiamo dalla bella eh, sorpresa che ci ha anche fatto Don Luigi, eh, come dicevi bene tu, eh, ogni anno è presente, puoi immaginare che Don Luigi ha Presidente nazionale di Libera e fondatore del gruppo Abele, super impegnato ovviamente, ma ogni anno il 9 agosto è con noi a commemorare eh, la strage mafiosa eh, dove hanno perso la vita Luigi Aurelio Luciani sette anni fa, come ben dicevi tu. Eh, viene di solito il giorno prima perché eh, domani si inizia ben presto, quindi alle 8 facciamo la commemorazione presso la Stele, eh, ex stazione eh, di San Marco, e poi alle 9 e mezza celebrazione e intervento di Don Luigi Ciotti a chiusura della celebrazione presso la Chiesa Madre di San Marco. Ecco, per, solo per completezza di informazione ricordiamo velocemente che la strage dei fratelli Luciani avvenne non nella città di San Marco ma in periferia lungo la strada che porta verso, verso San. E poi la diramazione per uh, Apricena, quindi eh, ex stazione ormai in disuso. Lo diciamo perché, come ci stavi ricordando appunto tu, lì oggi campeggia un, un monumento molto bello a forma di, di, di tao. tao bianco: sì. e, ed è proprio lì che ogni mattina, da, da sei anni a questa parte, quindi dall'anno successivo alla strage, eh, con Luigi Ciotti, la comunità, le istituzioni, eh, e appunto, eh, si ritrovano lì per commemorare queste due vittime innocenti si sì. dicevo viene sempre il giorno prima uh, a Loggia a Foggia e con uh, l'altra rappresentante di, di Libera Federica che avete anche avuto modo di uh, Federica Bianchi di intervistare. Sempre qui, uh, abbiamo proposto con coordinamento provinciale, abbiamo proposto eccola. Grazie. Alla, grazie alla regia. Abbiamo proposto di fare, provare questo incontro su San Giovanni Rotondo. Don Luigi è stato entusiasta di questa cosa. Quindi questa forse è veramente la bella notizia. È ehm, iniziare, come sta scritto, un percorso di consapevolezza e di impegno. Perché consapevolezza e di impegno? Se non ci si siede a parlare, a sviscerare le tematiche e le problematiche, si dirà sempre c'è qualcun altro che se ne sta occupando, che siano le forze dell'ordine, che siano le associazioni. Il concetto è far diventare consapevoli la cittadinanza, che sia sia quella attiva, composta da organizzazioni, enti pubblici e via dicendo, ma che il cittadino semplice qualsiasi, aprire gli occhi, o guardare il proprio territorio con occhiali diversi. Dopo la consapevolezza c'è bisogno dell'impegno, che altrimenti restano concetti asettici. Don Luigi lo dice sempre, applica la politica del noi. Nessuno da solo fa cose. È il noi che è importante. Lui dice sempre, quando io sono un piccolo uomo, voi sapete meglio di me che l'unico modo per combattere non solo tutte le mafie, ma fondamentalmente per contrastare la cultura della mafiosità. Quello è il senso. Oggi eh, è un ingonzo libero. Lui parlerà a cuore aperto a, a, a chi verrà, quindi invitiamo assolutamente tutti ad essere presenti e non si concluderà con per forza un patto, quello si costruisce insieme, non c'è nulla di preformato e nulla di per forza di un percorso a tappe obbligate, ma quello che verrà fuori verrà nei tavoli di pensiero. Dopo l'incontro con Don Luigi. Ecco, grazie Ludovico perché eh, uno dei rischi che corriamo tutti quanti noi, magari soprattutto diventando adulti e io e te lo stiamo sperimentando perché stiamo, stiamo maturando. Sette anni fa, permetteteci un piccolo ricordo personale dopo che apprendemmo questa notizia. Proprio io e Ludovico con altri ragazzi scendemmo a Foggia, al palazzo uh, di città per chiedere più attenzione per questo territorio. Magari crescendo corriamo il rischio di abituarci alle brutture, e eh, questo non, non può, non deve succedere. Quindi, è molto prezioso questo momento e quell'impegno corale di cui parlavi prima, che si ricollega a un altro concetto che ci sta molto a cuore, che è quello della comunità educante. Sì. Ma eh, tutto, si, tutto ritorna a Toni. No? Eh, il concetto di comunità è il concetto del noi, che va bene per libero e va bene per ogni territorio. La delega è, è frutto per, del dare per scontate alcune cose. La delega è frutto di tanto non posso fare niente. La delega è frutto di qualcun altro lo farà al posto mio. Oppure, ormai è così, mi adeguo a quello che trovo. Le comunità educanti sono il noi di Don Luigi. Le comunità educanti sono fatte, è uno strumento, è una scatola che va riempita poi di, di contenuti. I contenuti siamo noi, i contenuti è il cittadino, i contenuti sono i pensieri. Diversi non fa niente, tanto la scatola è aperta, possiamo far uscire, entrare cose al nostro, al nostro piacimento. E eh, devo dire che rispetto eh, anche ad alcuni altri lavori che faccio. Io trovo che ehm, la città di San Giovanni sia pronta assolutamente ad affrontare un percorso strutturato verso la comunità educante. Eh, abbiamo bisogno di tutti, tutti gli stimoli. Ecco, questo è uno degli stimoli di cui abbiamo bisogno. Ma sono convinto quando mi chiedevano dal nazionale, ma tu è l'8 agosto, fa caldissimo. Eh, tu credi che la gente, io sono convinto, io sono totalmente fiducioso che quelli che verranno non solo saranno anche motivati a completare e continuare il percorso intrapreso. E eh sì, del resto sembra quasi un invito proprio a quello che la, la, la casualità dei fatti ci ha portato a vivere sette anni fa e che poi da quel momento in poi stiamo vivendo tutti gli anni, sembra quasi un invito a non abbassare mai la guardia, anche in un periodo come questo che solitamente è dedicato allo svago, alle vacanze. È, è ovvio, è importante anche riposarsi, però mh, con la consapevolezza che non bisogna mai abbassare la guardia perché le mafie lavorano tutti i giorni e quindi noi comunità dobbiamo saper eh, contrapporci allo stesso modo con tanta forza di volontà quotidianamente tutto l'anno. È proprio così. Eh, non abbassare la guardia è proprio così il farlo tutto l'anno e dici benissimo. Io dico sempre la differenza tra associazioni e associazioni mafiose, associazioni sociali, culturali e associazioni mafiose. Quello che la diversità è la seconda parolina, no? Associazione, associazione è uguale, quindi un gruppo di persone che si mette insieme per un motivo, un bisogno, un'esigenza e via dicendo. Le associazioni lo fanno per il benessere della collettività, l'associazione mafiosa lo fa per il proprio benessere, loro si organizzano purtroppo a volte meglio di noi e dico meglio di noi non perché noi non ci sappiamo organizzare perché a volte si no per scondate troppe cose ecco bisogna lavorare tutti i giorni tutti i giorni nel piccolo una picco, un piccolissimo seme ogni giorno e tutti insieme è l'unico modo Grazie Ludovico, chiudiamo rinnovando l'invito per quanti potessero a partecipare all'incontro di oggi alle 18.30 presso l'auditorium della parrocchia Trasfigurazione del Signore a San Giovanni Rotondo con Don Luigi Ciotti per ecco, eh, fermarci un momento a riflettere sull'importanza dei temi di cui abbiamo parlato con te e con tutte le persone che anche oggi ci hanno seguito numerose dal nord al sud Italia a cui ovviamente rinnovo l'invito con l'appuntamento eh, con la gente del santuario la settimana prossima adesso non mi resta che salutarti Ludovico Grande saluto a voi, grazie Tony, sempre gentilissimo e lungimirante. E grazie dell'ospitalità a Teleradio Padre Pio. Grazie a te per essere stato con noi e a tutti quanti voi per aver seguito l'agenda del santuario. Noi adesso vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.